Domani all'alba il mondo partirà, imbarcheranno donne, uomini e bambini. Non resterà nessuno a terra ad aspettare, vedrai che domani il mondo cambierà. Saremo tutti uguali e poi non ci saranno le contraddizioni dell'esistenza chiusa in una sfera, con noi distanti come le costellazioni. E di tempo poi ce ne sarà per ricordarci di chiedere perdono e di avere ancora fede. Tutto qua, che il dolore, se lo perdoni, se ne va. Anime in viaggio, anime come specchi, che le ritrovi in fondo un mare di parole, che per trovare nuove terre l'han già detto, serve coraggio, servono occhi nuovi. E allora dimmi, dimmi qual è il senso, se può far giorno anche quando è sera, se per convincerci a restare insieme teniamo le distanze per una vita intera. E allora sì, ci troveresti un senso, che l'importante è andare a largo e naufragare per scoprirsi già cambiati almeno un po', o sperare di cambiare, perché no? Cambiami, cambiami, prova a sorprendermi, portami, portami oltre i miei limiti, parlami, insegnami che siamo fragili, che la felicità in fondo poi a cosa serve questo viaggio, se siamo qui ancora a raccontarci storie. Siamo gli eroi con poteri supersonici, ma in questa vita non si accettano miracoli. Siamo la traccia del futuro che sarà, protagonisti di una trama da rifare, che se scavi bene bene fino in fondo poi ti accorgi che non è tutto da buttare. A questo giro la scommessa è da giocare, tra tutti i rischi e le mie possibilità, basta poco e la tristezza se ne va. Pianta un seme e un'altra vita nascerà. Abbiamo messo tanto, la vita nuova era il luogo in cui arrivare. Siamo noi legati a questo mondo come musica e parole. Alessandro Di Lascia, nel 2001 assistente personale di Mogol durante il corso degli autori, 2004-2005 approda la finale ai Team Tour e si esibisce dinanzi ad un vastissimo pubblico in Piazza Duomo a Milano e Torino. Nel 2006 con un brano inedito il concorso nazionale Pop Rock Contest di Montefalcone lo vince. Sì. Nel 2008, la cosa più importante, insieme con i Frank Head, un gruppo musicale, partecipa al 58esimo Festival di Sanremo, conseguendo il premio della critica Mia Martini, bravissimo. Grazie. Nel 2002, ecco, con questo brano che ha
appena abbiamo ascoltato, Cambiami, sei stato finalista al Festival di Assisi, chiamato Proscenium Festival della canzone d'autore, e hai conseguito anche un premio, il premio speciale della giuria popolare. Benvenuto, sì. Alessandro. Grazie per avermi invitato, grazie mille, grazie per questo incipit. Ma questa canzone è una bomba, davvero è una bomba, perché io l'ho ascoltata proprio sui social e quando l'ho ascoltata ho detto no, io devo mettermi in contatto con questo ragazzo. E tra l'altro ho saputo che, ecco, sei legato non solo artisticamente anche, ma anche nella vita, certo, insieme a Simona, che conosco benissimo perché ero parroco a Foggia e lo diciamo, Simona. Sì, sì, ecco, anzi, giorno, buonasera a tutti. Un giorno mentre facevo le benedizioni per la parrocchia sento dietro la porta, su un pianerottolo in una casa, sento una ragazza che canta. Allora busso doppiamente incuriosito e trovo, ecco, te e tua sorella che, sì, cantavate, esatto, al come si dice, bussate e vi sarà aperto. Ed è stata una bellissima amicizia, un bellissimo incontro. Intanto grazie per essere oggi qui. Grazie. Perché grazie, guardate, oggi con questo programma, ecco, con questo spazio ci vogliamo preparare a domani, 2 febbraio, che è la festa della vita consacrata. E infatti prima, mentre tu cantavi, sono comparse dietro anche delle sorelle che poi dopo presenteremo, sì, delle nostre amiche. La vita, ecco, sono, ecco, qui con noi, benvenute, le nostre sorelle dal monastero di San Severino Marche, benvenute, benvenute. Intanto poi dopo dialogheremo insieme, anche perché c'è un legame, perché nella tua famiglia, Simona, hai avuto una parente, no? Certo. Una zia Luciana. Mia zia, sì, la sorella di papà. Allora, intanto io partirei proprio da questo testo di questa canzone, perché è una preghiera. Quando hai scritto questa canzone, Alessandro? Allora, questa canzone è nata nel 2020, in camera, proprio nella camera di Simona. Eravamo... Tra l'altro l'avete scritta anche insieme, sì, il testo, sì, sì, no? Sì, sì, sì. Il testo è vostro, a quattro mani. Eravamo abbastanza annoiati e sfiduciati, un po' perché si era in piena pandemia e eravamo chiusi in casa da non so più quanti giorni. E volevamo dare una botta di vita per quello che si poteva fare, o comunque fare qualcosa di creativo, visto che avevamo tanto tempo a disposizione, ma lo impiegavamo male. E quindi ci siamo messi a scrivere una cosa che abbiamo sentito dentro nello stesso istante insieme. Cioè è stato proprio, ora non so definirlo onestamente. Cambiami. Cambiami. A chi è rivolta questo invito, questo grido? Sembra quasi un grido. Allora, questa è una canzone che ha, come spesso con lei, insomma, interloquiamo sul significato della canzone. In realtà è una canzone che ha un significato molto aperto. Quello che gli voglio dare io e che comunque gli abbiamo dato insieme, Cambiami, è semplicemente, infatti il pezzo parte con domani all'alba il mondo partirà, è una nuova arca di Noè, solo che invece di esserci gli animali, c'è l'intera umanità che si accorge degli errori che ha commesso, che ha combinato, e parte per un nuovo mondo, una nuova vita, consapevole di dover cambiare e di doversi impegnare a cambiare. Ecco perché questo Cambiami è l'umanità che spera e prega se stessa di, osservando l'orrore che ha creato, comunque in quello che sta succedendo e quello che purtroppo abbiamo già abbastanza rovinato, però tutto si può recuperare. Io sono sempre dell'avviso che non si è mai in ritardo per nulla. Ecco perché Cambiami. Cioè l'umanità osserva le brutture che ha combinato e dice cambiatemi. Ecco, io osservando l'orrore cerco di cambiare. Si può cambiare solo quando si tocca il fondo. Io credo che ci siamo abbastanza vicini. Avevi mai pensato che magari un frate, ascoltando questa canzone, sentisse davvero il grido disperato dell'umanità che dice anche al Signore cambiami, no? Perché, certo, certo, ma questa è un'altra delle idee che avevamo, di guardare al cielo e dire cambiami. Perché tu parli di perdono anche, no? Sì. A un certo punto dice di tempo, poi ce ne sarà per ricordarci di chiedere perdono, che il dolore, se lo perdoni, se ne va. Certo, perché il viaggio è lungo dell'umanità, è quello il tempo che è il carcere. Quando si è in galera si ha molto tempo per imparare a chiedere perdono e soprattutto per perdonarsi, e si ha molto tempo, e di tempo poi ce ne sarà per ricordarsi di chiedere perdono, cioè per pensare a ciò che si è fatto. Quindi il viaggio che occuperà un determinato tempo, quindi il cambiamento non è mai immediato. Ecco, già accorgersi di dover cambiare è una rivoluzione.
perché già quando uno magari chi mangia tanto, chi mangia troppo poco, chi ha dei brutti vizi, già se si accorge che deve cambiare, che c'è qualcosa che non va, ha già fatto una piccola rivoluzione. Poi metterla in atto richiede tempo e quello è il viaggio. Che cos'è per voi il perdono? Perché credo che anche come coppia, no? Tante volte avete dovuto sperimentare anche noi il perdono. Ma ecco, che cos'è per voi il perdono, Simona? Il perdono è una parola molto complessa che quasi dovrebbe riguardare tanto l'uomo e in realtà noi siamo poco bravi a perdonare. Ecco perché ci affidiamo sempre a Dio che in realtà perdona. E il perdono è una scelta, anche quello è un cambiamento. E nella vita di coppia ci si perdona ogni giorno, ma ci si perdona le piccole incomprensioni, i momenti in cui semmai si è un po' più assenti. Certo. E in genere il perdono è quel cambiamento che in realtà poi rende quel qualcosa che ci sembrava così lontano vicino. Unisce. E il tempo invece non perdona, perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Mi dispiace sfumare queste immagini, anche queste note, perché come potete vedere il tempo è brevissimo. E stavate vedendo questo video che abbiamo un po' fatto nei giorni in cui abbiamo avuto proprio un bellissimo momento di preghiera, di ritiro con dei giovani in ricerca vocazionale e siamo stati proprio ospiti di queste, ecco, di queste bellissime suore, di questa comunità, la comunità del Monastero di Santa Chiara in San Severino Marche. Ancora vi do un benvenuto, ecco, perché oggi davvero è un miracolo, perché virtualmente è come se noi fossimo entrati nel vostro monastero, avessimo varcato la soglia di quelle grate, ma soprattutto voi avete varcato la soglia di quelle grate e siete in questo momento nelle case di tanti devoti, ecco, di Padre Pio, che seguono anche questa emittente TV. Intanto io voglio dirvi una cosa, subito voglio passare a capire e a scoprire il significato anche del vostro monastero, che ha a che fare proprio con la presenza reale di San Francesco. San Francesco è passato da San Severino Marche e quindi il vostro legame con Francesco è Chiara e molto forte. Vediamo queste immagini, ecco, dove tu, Madre Chiara Francesca, un po' illustri la storia, ecco, del monastero. Vediamo insieme. La nostra comunità di sorelle povere di San Severino Marche nasce da un incontro speciale narrato nelle fonti francescane, un incontro tra Francesco d'Assisi e le sorelle che dimoravano nel santuario di San Salvatore in Colpersito, questo luogo che vedete alle mie spalle che attualmente è custodito, abitato dai frati cappuccini. Francesco stava attraversando le Marche in compagnia di frate Paolo e incontra, vede ad Osimo una pecorella in mezzo a un gregge di montoni. La vuole riscattare, la riscatta grazie al dono di un mercante e poi la affida alle sorelle appunto di San Severino, che aveva già incontrato in altre occasioni, con le quali c'era una relazione speciale di amicizia, di fraternità. Le sorelle accolgono l'agnellino, ma accolgono insieme all'agnellino una vocazione, che è la vocazione a seguire il Signore Gesù povero e umile.
sulle orme anche di Chiara e delle sorelle che stavano iniziando la loro esperienza a San Damiano. Abbiamo un documento, una bolla del 1223, in cui le sorelle, che abitavano appunto nel santuario di Colpersito, chiedono al vescovo di avere come visitatori, come custodi e protettori i frati di frate Francesco. Il documento è datato 16 giugno 1223 e quindi per noi quest'anno è un anno di festa, di celebrazione, di memoria di questa scelta delle sorelle, da cui poi è scaturita la nostra presenza qui a San Severino, la presenza clariana qui a San Severino, e che una presenza che giunge fino ad oggi. Intanto non avete soltanto un agnellino ma anche un cagnolino. Come si chiama questo cagnolino che si sentiva in sottofondo? Ecco, intanto Madre Chiara, se ci puoi presentare le altre sorelle che sono lì con te, velocemente almeno i nomi. Sì, va bene. Allora, iniziamo dalla Suor Rossana, una delle sarte della comunità, Suor Chiara Jenny, anche lei lavora in sartoria, dietro Suor Chiara Maria, Suor Annalisa Chiara, che fa le icone, e Suor Maria Chiara Andreina, qua vicino a me, Suor Chiara Serena e Suor Maria Pia, lei è molto devota di Padre Pio, quindi ce la siamo portati, l'unica sorella anziana che abbiamo portato, le altre sono con le altre sorelle. Davvero, guarda, davvero sono proprio felicissimo oggi di avere questo contatto con voi. Io subito vi chiederei questo, ecco, visto che siete in un certo qual modo delle icone, no? Delle riproduzioni di Madre Chiara, Santa Chiara. Chi era Santa Chiara? Ecco, anche attraverso la vostra esperienza. Chiara era una giovane di Assisi che ha lasciato tutto, ha fatto una scelta di libertà per seguire il desiderio del suo cuore, che vedeva riflesso nella scelta di Francesco e dei frati, il desiderio di seguire Gesù povero e umile, di vivere il Vangelo in fraternità e in povertà. Questo lo dice anche il nostro nome, Sorelle Povere. Ma secondo voi la proposta di Chiara oggi è ancora attuale? Per noi è attuale perché ha affascinato anche noi, è la scelta, quello che è attuale della proposta di Chiara è la scelta di essenzialità, di andare all'essenzialità della vita e la scelta di vivere insieme come sorelle, e questo è quanto mai attuale perché in comunità lo sperimentiamo tutti i giorni, la sfida e la bellezza di ritrovare l'unità mantenendo tutte le nostre differenze. Ci sono ragazze che chiedono ancora oggi bussano al vostro monastero e chiedono di poter fare un'esperienza con voi, perché sono affascinate dalla figura di Chiara. Cosa le affascina oggi nelle ragazze che magari chiedono di fare esperienza con voi? Sicuramente le affascina una scelta di radicalità, e poi sono un po' affascinate, ecco, da un carisma che è quello della gioia, della letizia, dello stare in comunità, in fraternità, e anche la vita di preghiera che scandisce un po' la nostra giornata. Se una ragazza desiderasse fare un'esperienza, ecco, con voi, quali sarebbero proprio i passi da fare? C'è tutto un cammino di conoscenza reciproca, quindi e di discernimento, che si fa insieme attraverso un percorso perlomeno di alcuni mesi di conoscenza, in cui questa ragazza viene, sta con noi alcuni giorni e poi insieme si stabilisce un tempo di esperienza con la comunità. E questo percorso dura almeno un anno e poi, se il suo desiderio è di continuare il cammino, farà ingresso nella comunità, ma farà ancora un anno che noi chiamiamo di accoglienza e poi un tempo di postulandato, poi tutte le varie tappe del cammino di ogni persona che vuole fare un percorso di consacrazione. In questo momento ci sono ragazze che stanno chiedendo questo o stanno facendo magari esperienza con voi? Ci sono delle ragazze che stanno in cammino, sì.
Certo, e allora ecco, approfitto anche di questo momento proprio per affidare anche queste ragazze, tutti i giovani che sono in ricerca vocazionale, proprio nella preghiera. Ecco, affido a tutti coloro che ci stanno ascoltando di pregare per le vocazioni, come si dice spesso. Quello che più colpisce di un consacrato, di una consacrata, sono gli occhi, no? Gli occhi luminosi, gli occhi che comunicano pace, e sono quegli stessi occhi che sono poi protagonisti anche del Vangelo di domani, il giorno proprio della vita, della festa consacrata, gli occhi di Simeone, il vecchio Simeone che attendeva da sempre nel Tempio di incontrare il Signore. I suoi occhi riconoscono in un bambino il Messia, e Simeone grida proprio a Dio: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ascoltiamo proprio queste parole di Papa Francesco tratte dall'omelia nella festa dei consacrati dello scorso anno, perché sappiamo bene che in questi giorni Papa Francesco, anzi preghiamo per lui, è in Africa per questo viaggio di pace, così come lui lo ha chiamato. Ma ascoltiamo queste parole del Papa dell'omelia dello scorso anno. Occhi nuovi su noi stessi, sugli altri, su tutte le situazioni che viviamo, anche le più dolorose. Non si tratta di uno sguardo ingenuo, no, no, è sapienziale lo sguardo. E lo sguardo ingenuo fugge dalla realtà o finge di non vedere i problemi, ma si tratta di occhi che sanno vedere dentro e vedere oltre, che non si fermano alle apparenze, ma sanno entrare anche nelle crepe della fragilità e dei fallimenti per scorgervi la presenza di Dio. Gli occhi anziani di Simeone, pur affaticati dagli anni, vedono il Signore, vedono la salvezza. E noi? Ognuno può domandarsi: che cosa vedono i miei occhi? Quale visione abbiamo della vita consacrata? Il mondo spesso la vede come uno spreco. Ma guarda, quel ragazzo così bravo mettersi a frate, quella ragazza così brava mettersi a suora, è uno spreco. Grazie Papa Francesco, per quanto ti impegni ogni giorno per portare la pace in tutto il mondo. Sei il migliore allenatore per la pace che noi possiamo desiderare. E con te oggi scendiamo tutti in campo per ti fare la pace. Finestra, il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Scritto l'alfabeto di ogni parola stanca, il significato perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e che ci lascia senza fiato, ed è una musica che va in un istante primavera che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. Ed io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti.
Se è vero che il tempo ci rincorre, oggi sono questa faccia, questa carne e queste ossa. Le sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, ma è sempre troppo tardi per chi non tornerà. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. Ed io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue braccia, per rivederti. Tu manchi da morire, perché amarsi e respirare i tuoi respiri, stracciarsi via la pelle e volersela scambiare, è l'attimo fatale in cui io mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore fra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita io cosa ho fatto, io ti rispondo amato, ho amato tutto. Da poco da togliere il fiato. Se in questa vita mi chiedi cosa ho fatto, io ho amato tutto. Questa l'hai scelta tu, questa canzone, una canzone di Tosca, no? Sì. Perché hai scelto di cantare questa canzone? Perché per me questa canzone racconta l'amore completamente, ecco, e l'amore nel suo senso più profondo, più vero. E poi raccoglie un sentimento, l'amore sicuramente che tutti cerchiamo, che a volte ci può dare anche sofferenza, ma che poi riscopriamo, viviamo. E quindi ha una matrice comune, che sia, ecco, il rapporto di coppia, come nel nostro caso, che sia invece il rapporto con Dio, o il rapporto indissolubile che riesce anche a travalicare la vita e quindi ad arrivare fin oltre la morte, ecco. Secondo me c'è una matrice comune di fondo in tutto questo, che è il completo dono di sé all'altro, a Dio, nel caso del rapporto con Dio, e che quell'altro che, come dice il testo stesso, è casa, quindi con cui riscrivere l'alfabeto della propria vita partendo dalla lettera A di amore. Senti Simona, tu hai avuto anche, oggi stiamo anche ricordando la festa della vita consacrata, ecco, la consacrazione religiosa. E tu in casa hai avuto una presenza importante, che è zia, Suor Luciana, che un paio di anni fa ci ha lasciati. Ecco, magari io chiederei proprio alla regia di mandare proprio delle immagini di Suor Luciana. Chi era Suor Luciana? Chi era zia Luciana per te? La sorella di papà, La sorella, no? Di papà, Suor Luciana, delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, che io saluto perché so che ci stanno seguendo, ci stanno guardando. Io la chiamo zia, ecco, zia Luciana. Lei era un mondo bello da scoprire. Era sorriso, ecco, lei accoglieva tutti con il sorriso, era precisa, meticolosa e abbracciava, c'era per tutti, era disponibile. E il nostro rapporto è sempre stato un rapporto molto profondo, in realtà, che andava al di là delle parole, perché lei aveva dei sentimenti molto riservati. E quindi io da bambina ho dovuto imparare a capire i suoi silenzi, ma anche a capire i piccoli gesti, la telefonata, l'abbraccio, perché lì c'era tutto il suo amore, il suo bene. Io poi ero una bambina molto vivace, quindi portavo movimento un po' in tutti i contesti, e lei era Riusciamo a vedere le immagini di Suor Luciana? È il loop della prima parte, ecco, se riusciamo a vederle, mi piacerebbe davvero mostrare gli occhi di Suor Luciana, il suo sorriso. E quindi dicevo, lei era invece una persona molto pacata,
Per cui abbiamo, ecco, la mia esuberanza, la sua pacatezza, a un certo punto si sono dovuti incontrare e hanno dovuto capire che l'amore abita più in profondità, ecco, in quegli angoli di cuore che soltanto chi ci vuol bene riesce ad osservare. Io ho una curiosità, ecco, tu come bambina ti sei vista, ecco, sin da piccola questa presenza in casa, ma ti eri mai chiesta il significato di questa donna vestita in un modo, diciamo, un po' strano, no? Diverso dal quale magari poteva vestirsi mamma o vestivi, certo, tu. Ecco, ti sei mai chiesto o l'hai dato subito per scontato? No, me lo sono chiesto anche perché io la prima volta che ho avuto coscienza, perché sicuramente abbiamo fatto altri viaggi per andarla a trovare quando ero più piccola, ma il primo viaggio che ho compiuto per andare a incontrare questa zia Luciana che aveva una vita differente dalla mia, è stato nel 2000, l'anno del giubileo, e siamo andati a Roma e io ero una bambina di 5 anni e all'inizio ho vissuto tutto come un gioco, ho chiesto quale fosse la realtà in cui mi trovavo. Però in realtà è stato anche abbastanza naturale, perché poi, come dicevamo, l'amore supera qualunque etichetta, qualunque immagine esteriore, e nell'amore siamo tutti, abbiamo tutti lo stesso ruolo, arriviamo all'essenza. Per cui poi è stato un percorso piuttosto naturale e che io ho vissuto molto. Noi almeno due volte l'anno facevamo questo viaggio a Roma per andare a trovare poi tutta la comunità che ci ha sempre accolto con enorme calore. Ed è bello davvero questa sera aver potuto ricordare anche zia Luciana. Assolutamente, il dono, anzi, di grazie. Questa vita, che non è un dono sprecato, ma ciò che è sprecato è quando è il profumo che, ecco, deve comunque aprirsi. Ecco, il profumo, se non lo apri, non lo usi, non potrà mai arrivare all'altro. E questo è il senso e il valore della vita consacrata. Voglio, ecco, di nuovo collegarmi con le sorelle che sono qui da San Severino. Ecco, grazie per aver aperto questo, diciamo, questo scrigno profumato, e quel profumo della vostra vita donata arriva anche a noi oggi e supera anche lo schermo. Ecco, arriva attraverso la rete anche nelle case della nostra gente. Vorrei chiedervi una cosa, tanti si chiedono, ma cosa fanno delle sorelle chiuse tutto il giorno in un convento? Ecco, come si svolge la vostra vita? Magari, Madre Chiara, se ci puoi un po' spiegare, ecco. Allora, la nostra giornata ruota attorno ai cardini della nostra vita, che sono la preghiera, il lavoro e la vita in fraternità. Quindi la preghiera ritma la giornata, tutta la liturgia delle ore scandisce la giornata, e poi la mattina è dedicata al lavoro. I lavori principali della nostra comunità sono la produzione di ostie. Noi abbiamo un piccolo laboratorio. Sì, abbiamo visto prima delle immagini, ecco, sì. E poi confezioniamo le tonache per i frati delle Marche. Quindi facciamo le tonache e questo è un po'. E poi tutti gli altri lavori della casa, quindi l'infermeria, l'accudire le sorelle anziane, la cucina, la lavanderia, ecco, tutti i lavori della casa. Ecco, qui si vedono le sorelle, sì, che fanno. Posso chiedervi una cosa? Abbiamo ancora un paio di minuti scarsi. Una piccola sorpresa, ecco, magari se c'è un canto, un pezzo cantato che voi fate magari nella liturgia, se riuscite. Pensavamo di cantare le parole di Chiara, visto che abbiamo parlato di occhi, di sguardi, cantiamo una parte, una frase di Chiara delle sue lettere. Mira con te, ma... bramando di imitarlo, mira con tempra, bramando sì di imitarlo, mira con tempra, bramando. Mira con te.
Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. E quando si è in buona compagnia il tempo vola, vola, vola. Ma oggi davvero abbiamo fatto un volo anche spirituale in compagnia di Alessandro, di Simona, ecco la loro arte, la loro musica, anche il vostro amore, certo. La vostra storia d'amore. E poi un'altra storia d'amore, la storia d'amore tra l'uomo, la sua creatura e Dio. Dio, rappresentato questo amore da queste donne consacrate che oggi davvero ci hanno fatto affacciare nella loro casa, ma anche loro hanno raggiunto proprio le nostre case e ci hanno fatto sentire il profumo di una vita bella, la vita consacrata, quella vita che tutti quanti noi domani davvero celebreremo e ringrazieremo il Signore per il dono della vita consacrata. E queste nostre sorelle sono appunto chiamate sorelle Clarisse, perché provengono proprio dal carisma di Chiara di Assisi, quindi il carisma francescano. Una domanda io vorrei farti, madre Chiara Francesca, una parola che Chiara oggi, varcando gli anni, i secoli, riesce a raggiungere il cuore delle ragazze. Ecco, cosa potrebbe dire oggi Chiara ad una ragazza del 2023? A me viene da dire la parola libertà. Chiara è una donna libera. Perché? Aggiungi qualcos'altro, siamo incuriositi. La libertà di seguire il desiderio del proprio cuore, che per lei era il desiderio di appartenere a Cristo insieme alle sue sorelle. E questa libertà, io mi chiedo ancora, come si può vivere magari stando poi apparentemente recluse, no? Bloccate? Che cos'è la libertà, secondo... Ecco, come voi la vivete, come la state sperimentando, se riuscite a comunicarcela? Per noi è la libertà di vivere secondo la vocazione che il Signore ha messo nei nostri cuori, quindi secondo il suo progetto, un progetto che però è affidato appunto alla nostra libertà, alla nostra responsabilità, alla nostra creatività. Chiara è anche la prima donna nella storia della Chiesa che scrive una regola per donne, quindi una donna che ha fatto sentire la sua voce. Le fonti ci dicono che lei taceva, però la sua fama gridava, no? Si nascondeva, però la sua vita era nota a tutti. Ecco, questa libertà di essere, di servire il Signore seguendo il proprio cuore, i propri desideri, con autenticità, e poi questa autenticità diventa una luce per tutti. Un'ultima domanda. Ci vuole più coraggio o più passione per fare una scelta come quella che avete fatto voi? La passione, l'amore ti dà il coraggio. Grazie, grazie. La stessa domanda faccio io a voi invece. Una parola che invece vorreste sentirvi dire da qualcuno, o singolarmente o come magari come coppia? Allora, io credo fiducia, perché io spero sempre che come coppia possiamo avere l'uno fiducia nell'altro e poi fiducia nel progetto di vita che stiamo costruendo e anche in chi c'è intorno, quindi fiducia. Sì. E te Alessandro? Io l'hai appena nominata, passione. Passione. Infatti penso che la passione sia la base di ogni vita, che sia per i francobolli o per qualcosa di più importante. Senza, ecco, la passione nobilita, credo, ogni singolo minuto della nostra vita. Senza di essa si smette di amare la vita. Può durare, può essere una diversa ogni giorno anche, non deve essere una passione, il canto, può essere anche una passione al giorno. Oggi amo le formiche, quindi mi terranno in vita perché le guarderò con gioia. Domani amo guardare uno show in TV, amo la TV, quindi mi dedico al mondo del cinema. E la tua passione assomiglia davvero a quella di Francesco. Io ti chiedo perdono se vi interrompo perché il tempo davvero è tiranno. Io voglio proprio approfittare semplicemente per dirvi un grazie di cuore a voi qui in studio e a voi sorelle davvero collegate con noi. Vi affido questi due giovani davvero nella preghiera. E intanto a tutti quanti voi che ci avete ascoltato ancora davvero un enorme grazie, perché so che ci seguite in tanti. Lascio la parola al giovane Dario Reda con il suo commento alla parola della domenica. E questa domenica ci parlerà, ecco, ed è in sintonia con quanto abbiamo detto,
per ogni cristiano, per ogni credente, essere sale della terra e luce del mondo. A tutti quanti voi, ecco l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao ragazzi, il brano di oggi è Vivo. Lo sento ardere più forte che mai. È per me linea guida e monito per lo stile cristiano. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Sì, noi cristiani, sale e luce. Ma cosa vorrà dirci Gesù con queste due immagini? Sono profondamente convinto che la parola che accomuna queste due sia la parola servizio. Sì, noi cristiani siamo al servizio e non al centro. Partiamo dalla prima immagine, il sale. Il sale funziona, il sale sala. Credo davvero che la vera identità del sale non sia essere salato in un barattolo dentro a una credenza, cioè salato per se stesso, ma la vera identità sia sugli alimenti, quando si scioglie, scompare, ma si percepisce il suo sapore, quando rende gustoso l'alimento su cui si posa. Capisci? Nessuno è cristiano per se stesso. Nessuno è cristiano per essere dentro ad un barattolo in una credenza, ma quando sono insieme agli altri. Rendo salata, rendo gustosa, do senso alla vita delle persone con cui sto assieme, non alla mia. La mia vita avrebbe senso da egocentrico anche dentro ad un barattolo, e forse tanti di noi vivono così. Ma quando sono insieme ad altri, do senso e gusto alla loro di vita. È questo l'essere cristiano al servizio. E Gesù è perentorio, perché poi dice: se non è così, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Capisci? Se non dai senso alla vita degli altri, non servi a nulla. Anzi, vieni calpestato. Poverino, ce l'hanno tutti con me e io provo ad essere un bravo cristiano. Sì, ma cristiano da barattolo. E anch'io mi ci metto in mezzo. Cristiano salato per se stesso. Cristiano per se stesso. E non serve a nulla. La gente ce l'ha con noi, e te lo sottolineo questo, quando non siamo cristiani, quando siamo cristiani al servizio di noi stessi, che brutta cosa. Un'altra immagine culinaria che vorrei lasciarti è che quando qualcuno mangia un alimento vuole percepire il gusto del sale, che dà senso e gusto all'alimento, ma nessuno vorrebbe mangiare sale. Capisci che se non ti sciogli, vieni calpestato, che se mangi sale non servi a nulla. Se il sale lo vedi sull'alimento, non serve. Essere salati per salare, non per essere dentro ad un barattolo a posto con se stessi. E poi dice Gesù: ma se il sale perde il sapore, e sai qual è la cosa scandalosa, e per fortuna che lo è? È che il sale, da un punto di vista chimico proprio, non può perdere sapore. Quindi se il sale non sala, vuol dire che non è mai stato salato all'origine. Signore, rendici salati per salare. Ripartiamo dalla base. Mi sento amato per poi poter amare. E la seconda immagine cavalca la dinamica della prima. È sempre la parola servizio al centro. La luce serve per illuminare delle cose, e le persone guarderanno quelle cose illuminate dalla luce, non la luce stessa. Sei in grado di fare questo? Sei in grado di decentrarti e essere strumento che illumina altre cose, che illumina le persone con cui stiamo assieme? E attenzione, che adesso arriva una botta forte per il nostro ego. Tranquillo, tanto quella parte di te che se la prende non sei davvero tu. Senti qui. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Io la sento sinceramente come pugnalata, cioè vedano quanto bravi siamo e dicano: deve essere proprio grande il tuo Dio. Vedono quanto bello sono e dicono:
Deve essere meraviglioso il Dio che ti ha creato. Vedono quanto intelligenti siamo e dicono: che meravigliosa intelligenza che il Signore ti ha donato. Vedono tutte queste cose belle che realizziamo e compiamo e si hanno tutte rimando al Padre. È faticoso, io e il mio ego vorrei tanto essere osannato, esaltato, lodato per tutto quello che faccio, ma non è essere al servizio, sottolineo, non è essere cristiano. Faccio qualcosa di bello, faccio qualcosa di buono, realizzo qualcosa di grande ed è tutto per gloria di Dio. Che fatica! Signore, rendimi salato, ma non per essere salato nel barattolo, ma per salare. Signore, rendimi luce, ma non per essere luminoso, ma per illuminare. Signore, fa che il mio stare con le persone sia una continua lode a te. Fa che tutte le mie relazioni siano un osanna perenne al tuo nome. Signore, non io, tu. E buona domenica.